Nell'intento di coinvolgere tutti i soggetti interessati nella gestione del centro quale prerogativa indispensabile per il continuo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, i familiari potranno istituire un comitato il quale dovrà essere riconosciuto e dotato di un proprio regolamento che dovrà essere approvato dall'ente. È quanto si legge nell'articolo 16 della Carta dei Servizi dell'Ambito Sociale 6, inerente al Centro Residenziale per Anziani Don Paolo Tonucci. L'obiettivo è quello di coinvolgere gli ospiti e le loro famiglie, famiglie che però oggi contestano la mancata attivazione da parte del Comune di Fano. Maurizio Vizzini, promotore del comitato, ha ripercorso la vicenda. A gennaio 2021, ci ha raccontato, a causa della pandemia era nata la necessità di costituire un comitato per avere delle notizie più precise sui nostri familiari e comunicare sia con l'amministrazione comunale che con la COSMAR, che è la cooperativa che gestisce la struttura. Infatti c'era la necessità sia di capire cosa stesse accadendo, sia di avere un supporto. La cooperativa sociale aveva accettato la nostra richiesta, ha detto Vizzini, mentre il comune deve ancora approvare il nostro regolamento. Noi abbiamo presentato una prima istanza, non è stata accolta perché nel frattempo sarebbe stata cambiata la carta dei servizi del Comune di Fano. Abbiamo presentato a richiesta dell'assessorato al welfare una seconda carta dei servizi perché il Comune aveva cambiato la carta, questo regolamento comunale, e di conseguenza cosa è successo? Che praticamente da luglio in avanti siamo stati sempre rimandati, poi scopriamo a gennaio di quest'anno che la nostra istanza non risultava protocollata. Dopodiché, ha proseguito Vizzini, è stato chiesto un incontro con il sindaco, il quale ci ha assicurato che si sarebbe attivato e invece è ancora tutto fermo. Però sono passate due giunte e in due giunte dove avevamo avuto assicurazioni che sarebbe stata approvata, ancora invece non era neanche all'ordine del giorno. Quindi da questo punto di vista noi ci sentiamo presi in giro. Non capiamo perché. Oltretutto sono degli articoli che sono stati ripresi da carte di servizi di altri comuni, carte comunali di familiari che esistono già in Italia, approvate da poche ore nell'arco di qualche giorno. Quindi qua andiamo avanti praticamente dalla prima presentazione da un anno e ancora qua siamo a niente, noi non esistiamo. Se noi volessimo chiedere un chiarimento all'ASL perché ha emanato una certa direttiva o chiedere il perché vengono compiute certe azioni, sia da parte del comune, dell'ASUR, degli operatori, eccetera, eccetera, noi non possiamo farlo perché non esistiamo. Cioè, non mi pare una cosa tanto bella, visto fra l'altro, torna sempre a ripetere, l'ha chiesto il comune, quindi doveva essere il comune a emanare questo regolamento, non dovevamo essere noi a chiederlo. Noi non abbiamo fatto altro che prendere atto che non esisteva e abbiamo collaborato con il comune chiedendo questo regolamento. Punto. Non mi pare che abbiamo chiesto la luna. Se loro non avessero scritto nella carta dei servizi l'articolo 16 che c'è questo comitato familiari, noi ce ne stavamo buoni buoni, avremmo accettato tutto quello che c'era. L'hai scritto? Fallo.